La storia sabauda da metà del 1600 agli inizi del 1700 rivive grazie a un'associazione ONLUS, il gruppo storico militare Carlo Emanuele II e il reggimento guardie della Venaria Reale. In studio con noi il presidente dell'associazione, Isabella Gatti. La vostra associazione nasce nel 2000, avete vari cambi di sede, poi da dicembre dell'anno scorso iniziano i problemi relativamente appunto alla sede. Sì, allora noi siamo nati ufficialmente appunto nel 2000, ma in realtà siamo nati nel 99, quando il comune di Venaria ha realizzato la prima rievocazione storica che si chiamava A pranzo con Madama Reale a cena con il Duca, svolta nel cortile d'onore della Reggia di Venaria. Insieme a tutti i dipendenti comunali ci eravamo messi veramente in grande forza. Infatti il gruppo è nato con tanti dipendenti comunali e la sede legale presso il Palazzo Comunale. C'era un motivo, perché eravamo tutti dipendenti comunali, diciamo un kraal storico e quindi il dirigente dell'epoca ci aveva detto facciamola presso la sede, presso il comune. Quindi un intervento diretto anche Sì, dell'amministrazione. il sindaco di allora si era anche messo in costume, lui faceva il medico di corte. All'inizio noi andavamo in un locale che si chiamava, un grande salone che si chiama ancora la Sala del Cavallo a causa di alcuni affreschi che ci sono. Poi di lì siamo andati alle case Omni, perché noi facevamo anche dei balli, sia nobiliari che popolari. Poi gli serviva per un'esigenza abitativa e ci hanno spostato e ci hanno trovato questo locale e siamo lì dal 2004-2005 Quindi vi siete anche all'incirca. adattati ai vari spostamenti. Lì cosa abbiamo? Abbiamo il garage, in pratica un magazzino, noi serve per il deposito dei materiali perché ne abbiamo tantissimi. In quasi 20 anni abbiamo realizzato, comprato parecchie cose, perché quando noi ci muoviamo e facciamo, che ne so, una rievocazione di un campo militare, Sì, di una vedasi battaglia, Volvera, certo. abbiamo bisogno delle tende, dei tavoli, delle panche, dei cannoni, poi ci sono le divise, l'appoggia abiti, poggia fucili, più tutte le attrezzature minute, il fuoco da campo, perché facciamo anche da mangiare al campo, per noi ovviamente, non per... Quindi è tutta roba voluminosa oltretutto. Ma la cosa principale è che noi abbiamo delle repliche non funzionanti di moschetti, che non sono funzionanti, quindi è vero che non sono pericolose per noi, però in mano a delinquenti possono essere trasformate e Delle rese armi. offensive, quindi anche le nostre spade che non hanno né fila né punta, filo né punta, messe sotto una mola, ovviamente diventano armi a tutti gli effetti. Quindi, e abbiamo bisogno del nulla osta dei carabinieri per vedere se il locale dove le depositiamo sia rispetto Norma alle e a norme regola. sull'argomento. In questo momento ce l'abbiamo, però se andiamo via da Il quella comune, struttura, ricordiamo, vi chiede di spostarvi, ci di abbandonare i chiede, locali. in pratica non ci ha rinnovato la convenzione che è scaduta lo scorso anno, dandoci un mese di tempo, e in un mese di tempo diventa difficile trovare dei locali che siano idonei ad ospitare delle Agibili, secondo armi e regola. soprattutto date le nostre finanze che non sono molto rose. Sì, quindi avete dei seri problemi anche di spostamento di Sì, tutto il materiale. decisamente sì. Quindi adesso voi cosa avete intenzione di fare? Cosa chiedete anche all'amministrazione comunale? Ma quello che abbiamo anche già chiesto per iscritto, che però a quanto pare non hanno colto fino in fondo le nostre richieste, un periodo di tempo giusto per trovare un altro posto, perché già non è facile trovare un semplice locale, perché non possiamo portarcele a casa noi le armi, possiamo portarci a casa i vestiti, ma quando già abbiamo le tende, le panche, come facciamo? Sì, quindi chiedete comprensione e una mano da parte Certo, dell'amministrazione. certo. Va bene, noi ringraziamo Isabella Gatti, adesso vediamo alcune immagini relative proprio all'attività di questa associazione.
E rientriamo in studio, siamo con il vicepresidente Bruno Sacco, acquese, buongiorno, acquese acquisito, quindi anche il motivo per cui è qui nei nostri studi, anzi cogliamo l'occasione se qualcuno ad Acqui fosse interessato eventualmente ad ospitare una vostra manifestazione, entriamo nello specifico delle vostre attività. Acqui Terme è una città bellissima, della termale comunque, ecco. Vorrei portare una rappresentanza storica, rappresentando la storia di Venaria Reale del 1600, dell'allora Carlo Emanuele II, duca di Savoia, e poter fare una simulazione di come avvenivano fatte le guerre, le battaglie, eccetera, rappresentando anche i nobili, e la parte più importante, perché credo che sia una cosa nuova, non è mai stata fatta, quindi una rappresentanza storica. Esatto, certo. E quindi mi piacerebbe anche conoscere il sindaco di Acqui Terme, parlarne anche con lui e poi presentarci ai cittadini acquesi. Indossare un vestito storico rappresentando le tradizioni di una volta, e oggigiorno purtroppo, permettetemi, si sono perse queste tradizioni, questi valori nostri, eccetera. E poi faccio un piccolo, inviterei anche la politica ad avere un po' più di riguardo, un po' più di attenzione verso le associazioni che fanno tanta fatica. Fanno tanta fatica, in questo momento. Tanto sudore, esatto. E oltretutto non siamo neanche poi finanziati. C'è l'attività, dietro le associazioni c'è l'attività di tanti volontari che a costo zero si impegnano, spendono del loro tempo, esatto, lo tolgono alla vita privata, certo, personale. Certo. Quindi si spende del tempo, e, però insomma un po' di dare anche un po' di risalto a quello che viene fatto, è tutto un volontariato, chi ha la passione della cultura storica è giusto che debba anche essere riconosciuto. Certo. Signor Sindaco, lei è una cosa bellissima, la storia di Savoia poi. Presentiamola agli acquesi, perché è una cosa, è un investimento anche per voi politici, e poi è una cosa che fa bene a tutta la popolazione. E un saluto anche agli acquesi, i miei carissimi amici. La ringraziamo Bruno Sacco, l'associazione. Grazie a voi. Buona fortuna, bocca al lupo. Si crepi il lupo.